arrivato Natale! Natale! Il Natale è la festa dei bambini, perché a Natale arriva Babbo Natale. C'è chi lo aspetta direttamente dal camino, che arrivi a portare il regalo. C'è chi lo aspetta direttamente in giardino, con tutta la slitta. Comunque vada, loro aspettano e godono della magia delle luci, del fare l'albero con mamma e papà, e litigano come i pazzi per appendere per primo la pallina più bella. Che meraviglia guardarli lì, felici. E mentre loro vivono nel loro mondo fantastico, i grandi che fanno? Rifletti. Gli ultimi 2 anni sono stati anni difficili. Ognuno di noi ha avuto un trauma, ognuno di noi ha un vuoto dentro, ognuno di noi ha perso qualcuno. E già per questo Natale non sembra più Natale. Io, ad esempio, nel periodo di Natale mi faccio il regalo più bello. Cerco dentro di me i ricordi più cari che ho condiviso con le persone speciali che non ci sono più. Penso sempre a mio nonno, Stefano, con cui ho condiviso una vita, ed ora anche Emanuele, mio padrino. Emanuele, magari chi sta vedendo questo video lo conosce e altri no. Emanuele è lo storico tabaccaio di Cinisi. Cinisi è il paese in cui vivo. Cinisi è il paese dell'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino. Con entrambi ho litigato, imparato, insegnato, condiviso. Sono pezzi di cuore, sono pezzi di vita, sono pezzi di me. Sono ricordi che neanche con le foto tu puoi intrappolare. Mi hanno detto sempre di fare tesoro di quello che dice una persona anziana, perché la persona anziana è saggia. E così ho fatto nella mia vita e mi sono trovata sempre benissimo. Ad esempio, mi dicono che io rido sempre. Io rido sempre, sì, è vero, come se mi mancasse una rotella, perché Emanuele mi diceva sempre: i problemi lasciala a casa, i problemi tuoi sono tuoi, non sono delle persone. Tutte le volte che non riuscivo nei miei intenti e dicevo di essere sfortunata, Emanuele mi diceva: votali, taliali a Kiddi. Kiddi sì, ca sono sfortunati. Mi diceva: guarda gli altri e capisci quali sono le tue fortune. Quindi, tutte le volte che ti sembra che il mondo ti cade addosso, mio nonno mi diceva: sositi, scuotati, sbranza e cammina e non ti fermare mai. Alzati, reagisci e continua per la tua strada senza fermarti mai. Anche quando, a causa di malattie che hanno bussato alla nostra porta, ho creduto che Gesù non mi volesse bene, sono stata bacchettata. Disse Emanuele: o signori, vuole bene a tutti e a tutto c'è un picchè. Chiamalo, prialo, Iddo ti sente. A tutto c'è un perché. Bisogna saper accettare, avere fede in se stesso e in Dio. E se un Dio non ce l'hai, non preoccuparti.
guardati allo specchio, guardati. Io esisto, io sono, io posso. Tutte le volte che ho remato al vento e piangevo, disperata, mio nonno mi diceva: ma che dici, babba, vuotati, ma lì a quanto usciata facisti, ma che dici, scema, girati e guarda quello che hai fatto fino ad ora. Il mio augurio per Natale, che vale per me stessa e anche per voi, è quello di imparare ad apprezzare ciò che abbiamo e a non invidiare ciò che hanno gli altri, anche perché quello che hai tu probabilmente vale più del suo. Vi auguro e mi auguro di non smettere mai di credere che tutto possa cambiare. Impariamo ad essere un po' più comprensivi, giacché ognuno ha i suoi problemi. Vi auguro e mi auguro di non smettere mai di sognare e di avere degli obiettivi. Vi auguro e mi auguro di smettere di dire sono stanca, perché quando sei stanca il cuore si ferma. E allora tu che fai? Susiti e cammina! Buon Natale! Merry Christmas! Feliz Navidad! Potevamo concludere questo momento senza una flashata? Flashiamoci! Una cosa veramente veloce! Un modo simpatico e carino per portare gli antipasti a tavola a tema Natale, in questo caso le mozzarelle. Un attimo solo. Mozzarella neve! Ecco qua, che carino! Quindi semplicissimo da fare, si prendono le tre mozzarelle, si infilzano nello stecchino, si mettono all'interno di una ciotolina di vetro trasparente perché questa dà sostegno naturalmente, e poi con i pezzettini di carota fai i bottoni, gli occhi, il naso e il cappello e mezzo pomodoro. Tutto qua, lattuga tagliata piccolina che fa da prato tutto attorno, ed è un modo simpatico per portare in tavola, come dicevo, le mozzarelle come antipasto. Ringrazio anche tutti i gruppi che mi danno la possibilità di condividere i miei video su Facebook. E niente, grazie ancora, vi mando un bacio virtuale e vi ringrazio sempre per tutto. Ciao da Flo, auguri, buon Natale!